Bentornati a edili.com. In questa puntata vi vogliamo parlare di lavoro e di che cosa rende il lavoro sicuro e regolare a partire dai contratti in edilizia. Ascoltiamo insieme le interviste che abbiamo realizzato proprio per approfondire questo tema. Formazione, lavoro, contratti. Come possiamo legare questi tre aspetti basilari del lavoro e che ruolo hanno le casse edili in questo? Il sistema bolognese è un sistema che ha forti tradizioni, radici ormai consolidate di ottime e buone relazioni sindacali sul territorio della provincia di Bologna. Quindi questo insomma è la leva principale, la capacità ovviamente delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali di governare un settore estremamente complesso e ampio e variegato come quello del settore edile. Quindi le casse edile e gli enti bilaterali sono ovviamente espressione e volontà in parte di norme legislative, ma in maniera molto importante e rilevante ovviamente delle espressioni contrattuali che le parti sociali ci affidano e ci vengono dati. Quali sono le parti sostanziali di un contratto di lavoro che incidono poi sulla sicurezza? I contratti emiliano-romagnoli, ma quello bolognesi in particolare, da tempo danno molta attenzione al vincolo, all'importanza che la formazione ai lavoratori venga fatta a 360 gradi in maniera storica, prima dell'assunzione, ovviamente le prime 16 ore ad esempio di formazione sulla sicurezza, che è un tema estremamente importante. Poi vi è tutti i temi dell'aggiornamento professionale, che ha ovviamente una storia importante ed è ricca di esperienze sul nostro territorio. Pensate solo ultimamente, quando vi è stata tutta l'introduzione dei protocolli Covid e quindi il lavoro importante che le parti sociali e gli enti bilaterali hanno fatto insieme alle organizzazioni sindacali e datoriali per riattivare in sicurezza i luoghi di lavoro, e ovviamente spetta agli enti bilaterali il controllo dell'adeguatezza dei protocolli che poi le singole imprese fanno. Ecco, questo è un esempio importante di attenzione sulla formazione e sulla sicurezza. Proviamo a pensare tutta la necessità che c'è nelle innovazioni tecnologiche che hanno subito i cantieri. In Emilia Romagna sappiamo che ormai il operare in edilizia vuol dire rigenerare il costruito, quindi ovviamente pensare alle grandi ristrutturazioni, alle piccole ristrutturazioni. Ora col super bonus è un tema importante, ovviamente questo impone un adeguamento di relazioni, di accordi, di controlli e di formazione sia sulle nuove tecnologie, ma anche applicazione dei criteri CAM in cantiere. Quindi c'è un problema per tutti di adeguare l'attività produttiva delle imprese, ma anche delle maestranze, a questi nuovi obiettivi che sono estremamente importanti. Parlando di lavoro sicuro, perché è importante parlare anche della piaga del lavoro nero e dei lavori irregolari in generale, e quali meccanismi li strutturano? Allora, quando noi parliamo di sicurezza dimentichiamo che c'è un aspetto importante, che è quello proprio del lavoro irregolare o lavoro nero. In realtà i due aspetti sono strettamente legati fra di loro. Il lavoro nero porta già in sé una forte componente di irregolarità, nel senso che chi un lavoratore improvvisato non sarà sicuramente un lavoratore formato, non avrà esperienza, non avrà conoscenza del cantiere, sicuramente avrà anche a volte come dire, una situazione sociale molto fragile, quindi anche molto ricattabile. Come si può arginare il fenomeno del lavoro nero? In realtà non è semplicissimo, perché chiaramente chi cerca di risparmiare, cioè quindi ricorrere a situazioni di irregolarità, trova anche tutte le modalità e sotterfugi per poter utilizzare un lavoro irregolare. Pensando di risparmiare, in realtà questa è una falsa sicurezza, perché alla lunga non paga. Negli anni passati, per recenti, si utilizzava molto di più un sistema di lavoro, l'utilizzo un po' estremo di contratti flessibili, di stacco, part-time, lavoro interinale, lavoro a chiamata. Anche nell'edilizia sta iniziando ad arrivare, mentre invece nell'ultimo anno, anche a causa di una
diciamo, di una situazione un pochino di fragilità sociale, di pandemia, di fragilità lavorativa, si è ritornati proprio a un discorso di ritorno di lavoro proprio irregolare, lavoro nero. Noi troviamo sempre più situazioni in cui le aziende si presentano con tutta la documentazione ufficiale, regolare, salvo poi però dimettere, tra virgolette, quindi licenziare i lavoratori lasciandoli in cantiere. Non è semplice arginare questo fenomeno, non è semplice stroncarlo, sicuramente i controlli servono e serve sapere che vengono fatti. L'unico risultato buono si può ottenere sicuramente affidandosi ad aziende serie, quindi facendo una cernita molto buona delle aziende serie, verificando bene i requisiti, ma soprattutto avendo un controllo interno al cantiere molto valido. Quanto è importante la formazione in tutto questo? La formazione è fondamentale in questi casi, ma la formazione vera è che tocchi veramente il cuore del problema. Il lavoratore formato, addestrato, che sappia cosa deve fare, anche un lavoratore più consapevole anche sui diritti proprio della, diciamo, del proprio ruolo e di quello che può e non può fare. Purtroppo la formazione ultimamente è intesa solo come una produzione di certificati, che così non è, quindi occorrerebbe fare una riflessione sulla formazione e fare un percorso formativo unico. Io penso sempre al famoso libretto formativo dei lavoratori, che sono, diciamo, un percorso, una sorta di storia, di curriculum del lavoratore che in qualche modo lo accompagni nella vita. Ora abbiamo visto come inserire la presa, ora vediamo invece come, appunto, rimuoverla. No, aspetta. Allora, prima togliamo l'interruttore, poi alziamo la sicura e tiriamo dritto. Siamo all'Istituto Professionale Edile di Bologna, questa volta per parlare del servizio lavoro. Di che cosa si tratta? Come sempre seguiteci, andiamo a scoprire com'è strutturato, quali sono le sue funzioni e a chi si rivolge. Il servizio lavoro ha l'obiettivo di mettere in contatto le aziende che offrono un lavoro con le persone che lo stanno cercando. Noi facciamo una serie di colloqui con le persone che si rivolgono a noi per essere inserite nel mondo del lavoro. Questi colloqui hanno l'obiettivo di conoscersi, di stabilire una relazione di fiducia, e esploriamo insieme quindi la storia formativa e professionale di queste persone, per capire meglio che cosa sanno fare e soprattutto cosa vogliono fare della loro vita professionale. I nostri primi corsisti che si sono rivolti al servizio sono stati i ragazzi che fanno con noi i corsi di formazione tecnica superiore, quindi quelli che formano i tecnici di cantiere, oppure i ragazzi che stanno con noi 2 anni, sono i ragazzi che fanno i corsi di istruzione e formazione professionale e al termine prendono la qualifica di operatore edile alle strutture. Durante questo percorso di studio loro entrano già in contatto attraverso gli stage con le aziende che li ospitano. Al termine di questo percorso facilmente nasce l'idea di continuare a collaborare con loro e quindi di attivare un tirocinio formativo. Avete anche altre tipologie di utenti? Sì, noi siamo un ente accreditato in regione, quindi possiamo utilizzare fondi pubblici ed erogare le politiche attive del lavoro. Abbiamo utenti che ci vengono segnalati dai CIP, quindi dai centri per l'impiego, ci vengono inviati, oppure abbiamo utenti che provengono grazie alle nostre promozioni sui social oppure la nostra newsletter. Questi utenti possono avere già delle esperienze pregresse in edilizia, oppure anche scelgono di lanciarsi in questo mondo che non conoscono, ma magari hanno voglia di sperimentarsi. In questo caso noi, avendo la fortuna di essere un ente che ha all'interno del CDA tutte le parti sociali, abbiamo la possibilità di avere un contatto diretto con le aziende e quindi di conoscere immediatamente il fabbisogno formativo che hanno sia le aziende, ma anche in riferimento alle persone che stanno cercando. Quindi nel caso in cui nella nostra banca dati in quel momento ci siano già utenti con questo tipo di competenze, provvediamo a metterli in contatto. Nel caso in cui invece fossero da formare, possiamo attivare dei corsi di formazione ad hoc.
essendo nel pieno dell'attuazione del decreto rilancio col Superbonus 110, una delle richieste che ci viene fatta maggiormente è quello di cappottisti. A breve, infatti, attiveremo questo percorso intensivo e nell'arco di un mese formeremo 15 ragazzi che saranno pronti poi per essere inseriti in questo ruolo. Le imprese edili hanno una prospettiva di lavoro in questo momento almeno a medio termine, se non a lungo termine, e quindi hanno la possibilità di assumere e assumere stabilmente.